Sto parlando dalla sede dell'Istituto per la Storia del Movimento. Dall'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione. Iniziamo questa giornata dedicata a Stefan Zweig, alla figura e all'opera di Stefan Zweig, in occasione dell'80° anniversario della sua tragica scomparsa, avvenuta in Brasile il 22 febbraio 1942. Per ricordare la sua grande rilevanza nella storia culturale europea e il suo ruolo di testimone autorevole della storia della prima metà del Novecento. Zweig è stato scrittore prolifico, cosmopolita, convinto europeista, poliglotta, grande viaggiatore e con numerosi contatti con intellettuali e artisti del suo tempo. L'idea di organizzare una giornata di studio su Stefan Zweig verrà successivamente illustrata nelle sue ragioni in riferimento al nostro istituto storico in un prossimo intervento. Per il momento vi illustro questa nostra giornata divisa in due parti, una mattina e un pomeriggio. A breve ci saranno i saluti da parte di un membro del direttivo dell'Istituto Storico e di un rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana. Abbiamo deciso di organizzare insieme al Centro Stefan Zweig di Salisburgo e alla Federazione Scacchistica Italiana questa giornata di studi. A breve ci sarà un lungo intervento da parte del direttore dell'Istituto Stefan Zweig, del Centro Stefan Zweig, dal titolo Stefan Zweig come autore della letteratura mondiale e il suo rapporto con il fascismo. Il pomeriggio si svilupperà in tre sezioni tematiche. La prima dal titolo Die Welt von gestern, invito ad una rilettura critica. Interverrà Gian Maria Zamagni, che è privato docente di storia delle religioni e della Chiesa presso l'Università Goethe di Francoforte sul Meno. Poi interverrò io, Stefano Aliberti, come membro dell'istituto. In seguito, una seconda sezione. Ein alter Weg ist es, den wir gehen, motivi e temi ebraici nell'opera zweigiana. Primo intervento di Mattia di Taranto, dell'Università del Piemonte Orientale, e il secondo di Roberta Scarelli, dell'Università di Siena. A concludere la nostra giornata ci sarà un intervento di Eugenio Dessì, della Federazione Scacchistica Italiana, e membro della Commissione Cultura della Federazione Scacchistica. Dal titolo Il tramonto definitivo, analisi storico-scacchistica della Schach Nouvelle. Ora vorrei dare la parola ad Alessandro Volponi, che illustrerà le ragioni della nostra partecipazione come istituto storico. Buona giornata a tutti. L'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione di Fermo saluta tutti quanti sono in collegamento o si collegheranno per questo nostro incontro di studio su Stefan Zweig e ringrazio sentitamente tutti i partecipanti che sono stati nominati da Stefano e che ci onorano della loro partecipazione. In particolare l'incontro si sviluppa nel pomeriggio, ma questa mattina abbiamo un intervento molto molto sostanzioso e di durata, diciamo, significativa, che è l'intervento appunto di Larkati. Ora, le ragioni dell'istituto, perché dico questo perché è un fatto inusuale per un istituto di storia. E concentrare le sue attenzioni su un grande romanziere, su un grande scrittore, in generale, diciamo, su un esponente
del mondo delle arti. Ma già una rapida scorsa della nostra locandina, del nostro programma, del programma della giornata, ci dice di quanta storia c'è nell'opera di Zweig. Già il primo importante contributo di questa mattina contiene, per esempio, un riferimento al rapporto di Zweig con il fascismo, che è il tema principale, diciamo, dello studio, dell'attività di conoscenza e di divulgazione del nostro istituto e in generale degli istituti per la storia del Movimento di Liberazione. Ma anche nel pomeriggio, nel titolo dell'intervento di Zamagni, abbiamo un riferimento al tramonto degli imperi. Tanta parte dell'opera di Zweig ha un fortissimo rapporto, in particolare con l'impero asburgico e la sua fine, ma anche sul tenore della vita sociale e culturale di fine Ottocento, che viene poi immancabilmente confrontata con lo sconvolgimento successivo alla Prima Guerra Mondiale. Nell'intervento di Stefano abbiamo un riferimento preciso tra il mondo di ieri e quest'opera così ricca e interessante di Zweig e le guerre mondiali, ma i nostri ascoltatori si accorgeranno che anche negli ultimi interventi ci sono riferimenti importanti alla storia, a porzioni, diciamo, della storia tedesca, del liberismo tedesco. E persino a un campo decisamente insolito, molto originale, che è quello degli scacchi, dell'interesse di Zweig per gli scacchi, del rapporto tra gli scacchi e la Germania nazista. Quindi, insomma, non è difficile, come vedete, spiegare le ragioni del fatto che il nostro istituto abbia organizzato e partecipato alla realizzazione di un incontro molto, molto interessante, a mio avviso. Poi l'ultima parola naturalmente aspetta il pubblico. Stefano ha omesso soltanto un dettaglio che però è importante, e cioè lo spazio finale riservato a domande e interventi del pubblico. Qui abbiamo indicato un orario. Ma io penso che tutti i partecipanti saranno lieti se questo termine delle ore 19 sarà, insomma, in qualche modo superato. Grazie ancora e buon ascolto a tutti. Diamo quindi la parola al professor Arturo Larcati, direttore dello Stefan Zweig Zentrum, e docente, se non erro, è docente di letteratura tedesca nell'Università di Verona. Prima di questo, Alessandro, Ah, chiedo scusa, prima di Larcati diamo saluto la Mario parola a Leoncini. Mario Leoncini, che rappresenta l'associazione scacchistica e vuole mandare, insomma, un saluto anche lui, e anche lui naturalmente è oggetto del nostro ringraziamento. Prego. Allora, buongiorno a tutti, sono felice di essere qui a presentare in qualche modo questo convegno che riguarda uno scrittore che si è occupato anche di scacchi. Sono qui a nome della Commissione Cultura della Federazione Scacchistica Italiana che coordino, ma anche come persona interessata da sempre sia alla storia degli scacchi che agli aspetti didattici e culturali di questo bellissimo gioco. Diciamo che mi sono occupato anch'io, come esperto di storia degli scacchi, del rapporto tra Zweig e il nazismo, il fascismo, in un periodo triste della nostra storia, in cui le dittature, i totalitarismi imperversavano in tutta Europa e anche purtroppo l'antisemitismo.
Credo di poter parlare anche al nome del presidente della Federazione Scacchistica Italiana, Luigi Maggi, anche se purtroppo in questo periodo ho avuto molto tempo e non ho avuto modo di contattarlo per questo convegno, portando anche i suoi saluti. E d'altra parte la Federazione ha dato il patrocinio a questo seminario. Ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie Leoncini. Adesso dico due parole su Arturo Larcati, sul professor Arturo Larcati. Arturo Larcati è professore associato di letteratura tedesca all'Università di Verona e ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia. Si è occupato dell'espressionismo tedesco e di teoria della metafora dal punto di vista della poetica degli autori. Si è poi specializzato in letteratura austriaca con studi su Ingeborg Bachmann e Stefan Zweig. Ha conseguito il premio Theodor Körner della città di Vienna. Dal 2019 è direttore del centro Stefan Zweig di Salisburgo. Professor Larcati, a lei la parola. Allora, grazie mille per questa presentazione. Un cordialissimo saluto da Salisburgo, la città dove Stefan Zweig ha vissuto per 15 anni. Ringrazio anch'io gli organizzatori e l'organizzatrice di questa intensa giornata di studi su Stefan Zweig, in particolare Stefano Alberti e l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione. È per me un grande piacere poter parlarvi di Stefan Zweig e sentire degli interventi che, per quello che ho potuto capire dalle anticipazioni, sono degli interventi originali su questo scrittore che mi sta tanto a cuore. Siccome mi è stato detto che il pubblico di questa giornata di studi non è fatto solo di specialisti, ho articolato il mio intervento in due momenti. Nella prima parte, che sarà una parte più generale, vi darò delle informazioni su Stefan Zweig, sull'importanza di questo autore e sul suo ruolo nella cultura austriaca e nella cultura europea di oggi. La seconda parte del mio intervento riguarda invece un tema più specifico legato all'istituto che ospita la giornata di studi, e cioè l'istituto che è un istituto di studi storici, e quindi questa seconda parte del mio intervento tratterà il rapporto di Stefan Zweig con il fascismo, un tema abbastanza controverso che cercherò di spiegare nel contesto del rapporto di Stefan Zweig con la politica e con il suo concetto di impegno politico. Allora, Stefan Zweig, comincio con la prima parte, è uno degli autori più celebri della letteratura austriaca del XX secolo, insieme a nomi che conosciamo bene come Arthur Schnitzler e Ugo von Hofmannsthal. È nato nel 1881 e morto, come già avete sentito, nel 1942. Ecco, domani e dopodomani si celebra, appunto, si ricorda l'anniversario della sua morte, perché si è tolto la vita nella notte fra il 22 e il 23 febbraio del 1942. Zweig è uno degli autori canonici della letteratura austriaca, ma anche è uno degli autori più importanti e rappresentativi della letteratura mondiale, perché è popolare in tutto il mondo. E viene letto in tutto il mondo. Pensate, negli anni 30 era l'autore di lingua tedesca più letto in tutto il mondo, più letto e più tradotto in tutto il mondo. Le opere, e ancora oggi è uno degli autori più letti. Su un giornale ho letto che è l'autore austriaco ancora oggi più tradotto in tutto il mondo.
le opere che fanno parte del canone della letteratura austriaca, ma anche del canone della letteratura europea e mondiale, sono certamente la novella degli scacchi, che qui in Austria è un testo che viene letto anche a scuola, poi certamente l'opera di cui si è già parlato nell'introduzione, cioè Il mondo di ieri, la sua autobiografia Il mondo di ieri, e poi una raccolta di cosiddette miniature storiche dal titolo Le ore cruciali dell'umanità. I capolavori di Stefan Zweig che ho appena citato, come la novella degli scacchi e l'autobiografia Il mondo di ieri, contengono la sua poetica della memoria, sono importanti testimonianze sull'orrore del nazismo e delle altre dittature nel Novecento. La novella degli scacchi racconta la storia di un avvocato che viene imprigionato dalla Gestapo a Vienna nell'hotel Metropole perché il suo lavoro è quello di amministrare i beni di ricchi rappresentanti del clero e dell'aristocrazia. E i nazisti vogliono impadronirsi di questi beni, di queste ricchezze, e quindi vogliono avere da lui, che custodisce questi beni, le possibilità di avervi accesso. Il protagonista si chiama nella novella Dr. B. Il protagonista viene torturato, viene messo in una cella di isolamento con la luce sempre accesa, viene sottoposto a interrogatori estenuanti, a torture perché riveli i suoi segreti, e in questo isolamento lui diventerebbe pazzo se per caso non trovasse un libro che lo salva dalla pazzia, un libro molto particolare che è la storia delle partite di scacchi tra i grandi campioni di scacchi. E lui, per non impazzire, impara a memoria queste memorabili partite tra i grandi campioni, che poi gli tornano utili perché quando viene liberato prende una nave per scappare in America, e su questa nave per New York incontra il campione mondiale di scacchi, che è un uomo molto, una persona molto grezza e primitiva, un certo Centovic, ma appunto un grande campione, e a lui riesce questa impresa di mettere in difficoltà il campione del mondo. E ci sono delle parti molto avvincenti della novella in cui si descrivono le partite fra i due, no? E su questo sentiremo un intervento oggi pomeriggio. Alla fine delle partite che vengono giocate fra questo Dr. B, il campione del mondo, il protagonista della novella non riesce però a concludere l'ultima partita perché a un certo punto ha un attacco di psicosi, un attacco di follia, se vogliamo così dire, e questa è la prova chiara che le torture dei nazisti hanno distrutto in modo irreparabile l'integrità psichica della sua persona. Il libro dunque è un atto di denuncia della barbarie, del nazismo e dei metodi di tortura della Gestapo. Il mondo di ieri invece è un'autobiografia in cui Zweig rievoca la sua giovinezza felice negli anni della monarchia austriaca. Come ho detto prima, Zweig era nato nel 1881 e descrive gli anni della Belle Époque in Austria come anni della stabilità e della sicurezza, insomma, finanziaria, psicologica e da tanti punti di vista. E soprattutto
l'epoca in cui, dal suo punto di vista, c'era stata una grande fioritura dell'arte, della letteratura e della scienza. No? L'epoca che conosciamo come epoca d'oro della cultura austriaca, cioè l'epoca di Klimt e di Schiele, l'epoca di Schnitzler e di Hugo von Hofmannsthal in letteratura, l'epoca anche di Freud e della psicanalisi. E quindi Zweig celebra il mito, in questo libro, il mito dell'Austria Felix, della grande Austria di fine secolo, che naturalmente era un punto di riferimento per tutta Europa. Ma così come celebra il culto dell'Austria di fine secolo, questo grande mito del fin de siècle austriaco che vive fino ad oggi, nello stesso tempo mostra anche come la guerra e il nazionalismo abbiano distrutto quest'epoca felice. Per Zweig il nazionalismo è la peste peggiore che ci sia, come dice nell'introduzione alle sue memorie, il peggiore di tutti i mali. Lo è perché dal nazionalismo sono nati il nazismo, il fascismo e lo stalinismo, e il libro racconta poi come l'Austria del mondo di ieri sia stata distrutta dalla prima guerra mondiale e come si sia poi arrivati anche alla seconda guerra mondiale. Zweig non può raccontare la sconfitta del nazismo e la fine della guerra perché si uccide nel 1942 in esilio in Brasile insieme alla seconda moglie. La storia di Stefan Zweig dal punto di vista biografico, anche per chi lo conosce poco, anche chi lo conosce poco saprà che è la storia di un autore ebraico, di un autore ebreo perseguitato, che è stato, a causa della sua origine ebraica, è stato perseguitato per motivi razziali. Zweig era ebreo, quindi dal 1933 in poi, dalla presa al potere di Hitler, viene censurato. I suoi libri vengono proibiti e poi bruciati pubblicamente nei roghi sulle piazze. E a causa dell'antisemitismo deve lasciare anche Salisburgo, dove si era trasferito nel 1919, dopo gli anni che aveva passato a Vienna. E dopo la fine della guerra, appunto, abita a Salisburgo, dove si era comprato una bella casa, e successivamente, però, come dicevo, a causa dell'antisemitismo, emigra a Londra dal 34 in poi. E quindi, come autore ebreo, inviso ai nazisti, perde tutto il suo pubblico di lingua tedesca, che era già un pubblico di milioni di lettori, e perde poi dal 38 in poi anche il suo pubblico austriaco, dal 1938, quando l'Austria viene annessa alla Germania, al Terzo Reich, perde il suo pubblico austriaco, e poi man mano che scoppia la guerra Hitler conquista parti dell'Europa, perde appunto il pubblico nella Francia, e più tardi, anche dopo le leggi razziali in Italia, perde anche il suo pubblico italiano. Stefan Zweig perde la sua casa, la sua biblioteca, perde, quando deve lasciare Salisburgo, la vicinanza di molti amici. Dopo il 1938 perde il
passaporto e la cittadinanza austriaca. A un certo punto è un cittadino apolide e nel 1940, anzi nel 1941, chiede e ottiene la cittadinanza inglese e muore come cittadino inglese. La cittadinanza austriaca gli sarà restituita molto più tardi. Perde anche il suo titolo accademico, che anche quello gli sarà restituito solo molto tempo dopo la sua morte. Dal 1934 in poi è costretto a vivere in esilio a Londra, poi successivamente si compra una casa a Bath, a nord di Londra, sempre per paura che scoppi la guerra e Londra venga bombardata, e successivamente scappa in America, in Brasile, dove poi, come ho già ricordato, si ucciderà nel 1942 per la disperazione e per tanti altri motivi, soprattutto perché con lo scoppio della guerra vede distrutto il suo sogno di un'Europa pacifica e unita. Quindi la sua storia, la storia di Stefan Zweig, è una storia tipica di una vittima del fascismo, di un perseguitato del nazismo e del fascismo. La storia di Stefan Zweig e della sua opera fa parte, per i motivi che ho detto, è una parte fondamentale della nostra cultura della memoria, come ha ricordato anche Claudio Magris, di una memoria di cui non possiamo fare a meno di occuparci. È una memoria scomoda, una memoria anche scomoda, ma che non deve smettere di occuparci, perché dobbiamo far sì che il passato non si ripeta. E la storia, quindi la storia umana e la storia artistica di Stefan Zweig hanno un forte valore di ammonimento per quello che riguarda il nostro futuro, anche il futuro più immediato, se pensiamo al suo impegno per l'Europa e per la pace, no? Pensiamo a quello che succede adesso ai confini con l'Ucraina. In gennaio è stata celebrata la giornata della memoria, è stata celebrata anche la giornata della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, e quest'anno si è ricordato in particolare anche l'anniversario della conferenza di Wannsee, la conferenza in cui nel 1942 si è decisa la cosiddetta soluzione finale. I nazisti, cioè vedendo che stavano perdendo la guerra, decidono, almeno fra virgolette, di eliminare tutti gli ebrei. E qui inizia, insomma, lo sterminio sistematico di tutti gli ebrei. Vi ho salutato all'inizio dal centro Stefan Zweig, di cui vedete alle mie spalle anche una parte della biblioteca. Il lavoro che si fa qui al centro di Zweig dell'Università di Salisburgo è quello di far conoscere il più possibile l'opera, ma anche l'eredità morale di Stefan Zweig, che oggi è considerato un'indiscussa autorità morale, un'autorità al di sopra delle parti, una persona la cui opera è attuale e profetica più che mai, perché per tanti motivi la sua è un'opera profetica, perché ha visto
come dicevo, ad esempio, molto chiaramente che il nazionalismo e gli egoismi nazionali sono molto pericolosi perché prima o poi portano sempre alla guerra. Stefan Zweig è un autore perché ha sempre sostenuto la causa europea e la causa della pace ed è sempre stato dell'opinione, e qui io vedo molto chiaramente la sua attualità, è sempre stato dell'opinione che l'arte e la letteratura possono dare un forte contributo alla pace e a un'Europa unita. Perché leggere e viaggiare aiuta a combattere i pregiudizi e conoscere meglio gli altri paesi europei elimina, ci aiuta a superare i pregiudizi, ci fa conoscere il meglio delle altre nazioni, elimina la cultura dell'odio che è sempre stata alla base dello scoppio delle guerre, sia nella prima, nel caso della prima che della seconda guerra mondiale. Zweig, ecco, in conclusione di questa prima parte, perché Zweig viene letto così intensamente e qual è, se vogliamo in poche parole, il segreto del suo successo? Stefan Zweig oggi viene letto perché è un maestro della narrazione, dell'approfondimento psicologico, no? Si sa che è stato un grande psicologo, è stato molto a lezione da Freud e ha messo sempre al centro delle sue opere l'approfondimento psicologico dei personaggi. Dal punto di vista narrativo è un grande maestro della narrazione perché sa usare molto bene ritmi narrativi diversi, ad esempio di ritardo, di rallentamento e poi di creazione di una forte tensione narrativa, come si vede anche nella novella degli scacchi. Ad esempio nella novella degli scacchi, prima di arrivare a parlare delle partite fra il protagonista e il campione del mondo passano addirittura, ecco, circa 30 pagine, no? Quindi prepara con una cornice narrativa fatta molto bene questi momenti cruciali della narrazione. Ecco, oltre a questa grande maestria nella narrazione e questa anche maestria nell'approfondimento psicologico, Stefan Zweig è importante anche come intellettuale perché è stato un grande pacifista e un convinto europeista. Ha scritto diversi discorsi, diverse conferenze sulla necessità di avere un'Europa che vive in pace, sulla necessità di avere un'Europa unita. È stato, dicevo, un convinto europeista anche molto di più dei suoi diversi suoi colleghi scrittori, tanto che adesso gli è stato, un po' di tempo fa, gli è stato dedicato un edificio del Parlamento europeo di Bruxelles. Ecco, Zweig è l'unico scrittore a cui è stato dedicato questo onore. No, nel Parlamento europeo di Bruxelles c'è una grande sala dedicata a Spinelli, c'è una sala dedicata a Willy Brandt e anche a Helmut Kohl, però c'è anche una parte di questo edificio
adesso è dedicata anche a Stefan Zweig. E come risposta al nazismo, Stefan Zweig ha valorizzato anche l'eredità dell'umanismo, ha dedicato importanti biografie a Erasmo da Rotterdam, a Castello e a Montaigne, quindi ad alcuni grandi umanisti della storia europea e della cultura europea. Ecco, questa sarebbe così la mia introduzione molto concisa. Volevo sapere, mi sentite bene? Posso avere un riscontro per sentire se... Sì, sì, Arturo. Benissimo. Allora, adesso arrivo a parlare del tema più specifico di questa mia relazione, un tema legato all'Italia, un paese che Stefan Zweig amava tantissimo e che considerava, al pari della Francia, una sorta di seconda patria. Io mi sono occupato per diversi anni, ho cominciato così nel mio approccio a Stefan Zweig, ho cominciato studiando il suo rapporto con l'Italia. Allora, Stefan Zweig amava molto l'Italia e la vedeva come una sorta di paradiso. Naturalmente non è stato il primo ad avere questo grande amore, questa grande nostalgia per l'Italia. Il paradiso è il termine che usa proprio parlando più di una volta dell'Italia. Però si tratta di un paradiso che viene in un certo senso violato. A un certo punto negli anni 20 e negli anni 30 Stefan Zweig trova un'Italia che non è più quella che aveva conosciuto nei suoi primi viaggi a Firenze, a Verona, a Venezia, a Roma all'inizio del Novecento. Aveva coltivato dei rapporti abbastanza stretti con scrittori importanti come Sibilla Merano o Giovanni Cena. A Roma, Stefan Zweig aveva moltissimo Roma. Ecco, però negli anni 20 e ancora più negli anni 30 l'Italia non è quella più dei suoi primi viaggi. L'Italia cambia una prima volta dopo la guerra. Ed è interessante che Stefan Zweig già molto presto fa notare come l'Italia si sia trasformata a causa del turismo di massa, sia diventata una sorta, un luogo sottoposto a un'invasione da parte di grandi masse di turisti, soprattutto di turisti tedeschi, che dice per esempio che Venezia viene trasformata in una Taubenfutter Anstalt, in uno stabilimento per dar da mangiare i piccioni, appunto la piazza di San Marco si trasforma in uno stabilimento di questo genere. Ed è interessante che fa questa constatazione già prima addirittura dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Allora, l'Italia non è più un paradiso a causa un po' del turismo di massa, ma lo è soprattutto per un altro motivo, e cioè per il fatto che dagli anni 20 in poi in Italia c'è il fascismo, che ha tutta una serie di conseguenze negative per la vita artistica in Italia e anche per la vita quotidiana delle persone, soprattutto per quanto riguarda la libertà artistica e non solo la libertà artistica, ma anche la libertà di vita. No? La libertà è
uno dei valori primari nel pensiero di Stefan Zweig, se non addirittura il valore più importante che celebra in quasi tutte le sue opere. Quindi, se fatte queste premesse, ci domandiamo qual è stato il rapporto di Stefan Zweig con il fascismo e se pensiamo a Stefan Zweig come vittima dell'antisemitismo e del nazismo, possiamo o potremo aspettarci che Stefan Zweig sia stato un deciso oppositore di Mussolini, che abbia condannato in modo deciso il Duce e i metodi del fascismo, i delitti del fascismo, la censura e tutto quello che di male ha fatto il fascismo. E però se poi andiamo a vedere la storia precisa di questo lungo rapporto tra Stefan Zweig e il fascismo, possiamo certamente confermare che Stefan Zweig è stato antifascista. Ecco, però c'è un grande però. In questo suo atteggiamento contrario e di opposizione al fascismo ci sono stati anche dei tentennamenti, ci sono state anche delle oscillazioni, ci sono state anche delle incertezze che Stefan Zweig si è portato dietro fino alla fine. Ecco, questo è un po' il tema della seconda parte del mio intervento di questa mattina. Zweig si accorge della minaccia rappresentata dal fascismo molto presto, quando già negli anni 20, nei primi anni 20, assiste a Venezia a degli scontri fra degli operai in sciopero e le camicie nere. Lo racconta anche nel Mondo di Ieri, quindi da una parte è anche irritato perché lui come aristocratico deve portarsi la sua valigia da solo perché i facchini sono in sciopero, però d'altra parte anche vede in questi scontri il potenziale di violenza che porta con sé fin da subito il fascismo. Ecco, però, dicevo, ci sono sempre molti però anche molto presto si nota una certa simpatia per Mussolini, no? Questa è la cosa strana, appunto, di Stefan Zweig. Ecco, questa simpatia viene dal fatto che Stefan Zweig considera Mussolini uno degli uomini che fanno la storia. E non è un caso che lo veda così, perché la propaganda di quegli anni presenta Mussolini come proprio uno degli uomini che fa la storia e trasforma la storia. E Stefan Zweig sembra per un po' assecondare questa immagine della propaganda con qualche dimostrazione di simpatia. Ad esempio nel 1929 Stefan Zweig scrive un articolo, anche questo è molto sorprendente e abbastanza scioccante, che esalta il radicalismo della gioventù tedesca che in massa ha votato per i nazisti, no? E in questo articolo che scrive, intitolato Gioventù e radicalismo, dice, e questo naturalmente è abbastanza scioccante, che ci vorrebbe qualcuno come Mussolini o come Stalin che finalmente ci fa uscire dalle paludi della lentezza politica e agisce rapidamente e riesce a indurre delle trasformazioni rapide in politica. Ecco, Stefan Zweig è un europeista, ma per raggiungere i suoi fini in politica invoca la radicalità dei dittatori in politica. Ecco, naturalmente se le leggiamo oggi queste affermazioni ci fanno rabbrividire e molto presto gli è stato fatto notare da i suoi amici intellettuali come Romain Rolland e come Klaus Mann
che bisogna stare attenti a fare affermazioni di questo genere, ma in questi anni, dicevo, c'è una certa simpatia per Mussolini, anche perché non va dimenticato che Mussolini in quegli anni, perlomeno fino al 1934, è considerato un difensore dell'Austria, perché già molto prima del 38 Adolf Hitler aveva cercato di annettersi l'Austria e Mussolini aveva mandato le divisioni italiane al Brennero per mostrare la sua ostilità a questo progetto di annessione, no? E poi per tanto tempo Mussolini è stato alleato anche del cosiddetto austrofascismo austriaco. Quindi Zweig all'inizio ammira un po' Mussolini come uomo del fare, uomo dell'azione, e anche perché era amico dell'Austria. E poi alcuni anni dopo c'è anche un altro episodio importante che lo inganna sulle intenzioni di Mussolini. Un episodio raccontato nel mondo di ieri, e cioè il cosiddetto caso Germani. Giuseppe Germani era un medico socialista, un amico e un protetto di Matteotti, e dopo l'omicidio di Matteotti aveva avuto l'ardire di portare pubblicamente la bara di Matteotti il giorno del suo funerale, e quindi era diventato, si era mostrato ostentamente antifascista, e per questo suo antifascismo era dovuto scappare a Parigi, dove c'era il gruppo di Giustizia e Libertà, però poi era tornato in Italia per fare espatriare la moglie di Matteotti, che dopo la morte del marito era stata sottoposta a continue vessazioni da parte dei fascisti. Ecco, poi però viene arrestato e viene condannato a addirittura 10 anni di prigione, e la moglie di Giuseppe Germani, che era austriaca, per caso aveva conosciuto Stefan Zweig, perché da giovane aveva scritto delle poesie e aveva mandato queste sue poesie giovanili a Stefan Zweig, che le aveva apprezzate. Quindi si rivolge a Stefan Zweig, e Stefan Zweig cosa fa? Invece che lanciare una campagna di stampa, invece che mobilitare tanti intellettuali per far liberare questo Giuseppe Germani, che era stato accusato ingiustamente di avere collaborato a un attentato a Mussolini, per tutta una serie di circostanze che sarebbe lungo da spiegare, questo Stefan Zweig cosa fa? Scrive direttamente una lettera a Mussolini e chiede che Germani sia graziato. Ecco, e cosa succede? Succede un fatto totalmente inaspettato, cioè succede che Mussolini accetta questa sua richiesta di grazia, e poco tempo dopo, all'inizio del 33, fa liberare Germani, che era incarcerato a San Vittore. Ecco, questo successo di Stefan Zweig è una cosa che naturalmente influenza molto il suo pensiero, perché cade nell'illusione che gli intellettuali possano in qualche maniera avere un'influenza anche, insomma, sui grandi politici, addirittura sui
dittatori e possano spingerli ad agire in modo anche abbastanza illuminato. Naturalmente Stefan Zweig sapeva quello che aveva fatto Mussolini, però ecco, si fa influenzare molto un episodio come questo e lo racconta anche nel mondo di ieri. E insomma, se uno legge un po' attentamente le pagine del mondo di ieri, trova espressioni strane, perché Stefan Zweig si vanta quasi che Mussolini fosse uno dei suoi lettori più interessati e cita questa lettera che ha scritto a Mussolini come un grande successo letterario, si vanta di questo suo successo. Ecco, questo episodio, anche il modo come viene raccontato nel mondo di ieri, mostra, secondo me, delle oscillazioni, insomma, abbastanza problematiche, no? E se guardiamo anche nel mondo di ieri, il modo in cui Stefan Zweig racconta anche la sua amicizia e la sua collaborazione con Richard Strauss, anche qui troviamo delle oscillazioni un po' strane e pericolose che appunto, diciamo così, mettono qualche ombra sul suo antifascismo. Ecco, a questo si aggiunge un'altra cosa. A proposito del caso Germani, è successo che circa 20 anni fa uno studioso di diritto ha scoperto negli archivi del Ministero degli Esteri una lettera imbarazzante che Zweig ha scritto a Mussolini per ringraziarlo di aver graziato Germani. No, qui ci sono due lettere, e non solo quelle, che Zweig ha scritto a Mussolini, una per chiedere la grazia e una seconda lettera per ringraziarlo di questa grazia, di questo atto di generosità, insomma. E proprio la prima lettera non la conosciamo, è andata perduta, però la seconda lettera, che tra l'altro io ho fatto pubblicare per la prima volta in tedesco, è una lettera molto imbarazzante per Stefan Zweig, una lettera che Zweig avrebbe potuto davvero risparmiarsi, perché è una lettera piena di elogi per Mussolini, che già nel 1933 era un dittatore e naturalmente si era macchiato di crimini terribili come l'uccisione di Matteotti e l'eliminazione di molti altri avversari politici. Ecco, e quindi in questa lettera Stefan Zweig esalta Mussolini come una specie di grande timoniero che guida l'Italia nella tempesta di anni molto difficili, no? Quindi Stefan Zweig si dimostra molto ingenuo, perché crede nel principio di cui ho parlato prima, dell'educazione del principe, no? Cioè l'idea che gli intellettuali possano parlare e influenzare grandi politici come, insomma, Stefan Zweig. E non capisce che per Mussolini in questi anni dare la grazia a un perseguitato politico non è altro che un gesto di propaganda a favore del fascismo, per mostrare ancora che il fascismo ha un volto anche umano, ha un volto anche generoso, e appunto è nascondere le vere intenzioni del fascismo, che sono ben altre, naturalmente. Zweig, appunto, come dicevo, è ingenuo e ci casca, e non capisce anche che in questo periodo anche
Mussolini vuole farsi bello, insomma, mostrandosi come uomo di cultura che frequenta, che ha dimestichezza con intellettuali importanti. Non so, sapete che, insomma, ha incontrato anche Paul Valéry in questo periodo. Ecco, quindi Mussolini si serve di Zweig anche per legittimarsi come uomo di cultura e con questa grazia per legittimare il volto umano e generoso del fascismo. Ecco, l'ingenuità di Zweig arriva sino a un certo punto, perché insomma siamo nel 33, però nel 35 e nel 36 ecco, scoppia la guerra in Abissinia, c'è l'invasione dell'Abissinia e il sogno coloniale del fascismo in Africa, e poi c'è anche lo scoppio della guerra di Spagna sostenuta da Hitler e Mussolini. Quindi Stefan Zweig si rende conto molto bene qual è il vero volto del fascismo e quali sono le vere intenzioni del fascismo, e qui risponde prima già con Erasmo, aveva fatto una riflessione sulle dittature in Europa, ma ancora di più con il suo libro su Castelio contro Calvino, fa un vero e proprio atto di denuncia del fascismo, ma anche della dittatura nazista e di quella di Stalin. Ecco, questo libro è un libro di denuncia contro il fanatismo religioso di Calvino, che è un'allegoria del fascismo politico, appunto di questi dittatori che ho appena citato. È il sistema di oppressione di Calvino in Svizzera, che non esita a eliminare fisicamente gli avversari politici, è un chiaro atto di protesta antifascista e antinazista contro Hitler e Mussolini. Quindi questo libro è un chiaro atto di accusa contro Hitler, Mussolini e Stalin, in nome della difesa dei principi umanisti della tolleranza e della libertà di coscienza. E insomma, questo libro è stato anche molto lodato anche dagli altri antifascisti tedeschi e austriaci che erano in esilio insieme a Stefan Zweig. Ecco, che per molto tempo in precedenza avevano polemizzato con Stefan Zweig a causa di un altro libro, e cioè della biografia di Erasmo, in cui Stefan Zweig aveva difeso il principio della libertà e dell'indipendenza intellettuale, cioè il principio di stare al di sopra delle parti. Ecco, questo era stato molto criticato dagli altri antifascisti, perché non era considerato l'atteggiamento giusto per combattere contro Hitler o per combattere contro Mussolini. Ecco, quindi però in questo libro l'opposizione, la denuncia di Stefan Zweig è molto più decisa, e quindi con questo libro incontra il sostegno degli altri antifascisti. Ecco, sempre a proposito di questo libro, che è un libro fondamentale tra le tante biografie che ha scritto Stefan Zweig, a proposito di questo libro vorrei precisare un altro aspetto molto controverso dell'antifascismo di Stefan Zweig. E cioè, anche in questo libro si vede molto bene che la sua opposizione a Mussolini e a Hitler
è basata sul principio della non violenza. Ecco, questo è un principio su cui Stefan Zweig resterà fedele fino, praticamente fino alla fine. Qua siamo nel 36, non è ancora, non è, questo è l'anno in cui scrive questo libro, non è ancora scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, però anche nel 41, quando Stefan Zweig una seconda volta denuncerà i crimini del nazismo e del fascismo, anche, insomma, anche nel momento in cui lo fa con la novella degli scacchi, no? E denuncia la brutalità delle torture della Gestapo in questa novella degli scacchi, anche qua, anche sino all'ultimo, Stefan Zweig resterà fedele al principio della non violenza. Quindi la violenza è il limite che per Stefan Zweig non si deve mai superare. E questo da molti è considerato molto problematico, da molti antifascisti è considerato problematico, perché questi antifascisti si chiedevano come fermare Hitler senza ricorrere alla violenza. Ecco, la posizione invece di Stefan Zweig è diversa. Con le sue opere Stefan Zweig lancia degli appelli morali. Ecco, con queste denunce che fa, Stefan Zweig lancia degli appelli morali a Hitler, cioè non a Hitler, scusate, ai tedeschi, agli austriaci, perché non seguano Hitler. Ecco, questa è l'intenzione che sta dietro alle sue opere. Con queste opere invita austriaci e tedeschi a non seguire Hitler, ecco, naturalmente anche gli italiani, a non seguire Mussolini. Ecco, però, ecco, sempre restando fedele al principio della non violenza. Ecco, sino alla fine. Ecco, poi magari, questo è un aspetto molto problematico su cui si può discutere e su cui posso fare dei commenti anche in seguito. Ecco, l'antifascismo di Stefan Zweig però dove si mostra, dove si vede? Cioè non solo nelle opere, non solo attraverso questi atti di denuncia che lui fa nelle opere e anche alla fine anche con degli appelli e dei discorsi che lui fa in esilio. L'antifascismo di Stefan Zweig si mostra in maniera molto concreta in tutta una serie di atti con cui ha sostenuto gli antifascisti italiani perseguitati. Ecco, per esempio, Stefan Zweig non ha paura ad andare a trovare Benedetto Croce a casa sua, pur sapendo che la casa di Croce è naturalmente sorvegliata dai servizi segreti di Mussolini. Stefan Zweig cercherà di aiutare in tutti i modi i suoi traduttori italiani Enrico Rocca e Lavinia Mazzucchetti, dandogli dei sostegni finanziari, oppure cercando di ritardare le traduzioni francesi in maniera che escano prima le traduzioni italiane, ecco, cercando di offrire possibilità di pubblicazioni a questi autori che nel momento in cui sono perseguitati sempre di più perdono la loro le loro possibilità di sostentarsi dal punto di vista materiale. Quindi Stefan Zweig gli aiuta, per esempio aiuta la Mazzucchetti dando delle percentuali sulle vendite dei suoi libri, aiuta Enrico Rocca facendogli pubblicare in riviste tedesche, aiuta tutti e due
anche dopo il 38, cercando di trovargli un lavoro anche in America, e dà anche un sostegno aperto, ad esempio, a un personaggio come Arturo Toscanini. Ecco, negli anni 30 Arturo Toscanini è un nemico dichiarato di Mussolini, quindi schierarsi a favore di Toscanini era quasi un atto di provocazione. Va nominato in questo contesto anche il sostegno che Stefan Zweig ha dato a Ignazio Silone. Ecco, già il fatto che Silone si rivolgesse a Stefan Zweig è chiaramente un chiaro segno che lo considera come un personaggio importante dell'antifascismo. Ignazio Silone, che era comunista, ha pregato Stefan Zweig di dare i suoi romanzi a Toscanini. E una cosa molto interessante è che Toscanini ha scoperto i romanzi antifascisti, i grandi romanzi antifascisti di Silone, grazie a Stefan Zweig, che glieli ha fatto avere grazie ai contatti molto frequenti che aveva. E la lista degli antifascisti che italiani e non italiani che Stefan Zweig ha aiutato è lunghissima, e una lista molto lunga sarebbe anche quella delle associazioni ebraiche che Stefan Zweig ha sostenuto materialmente o facendo conferenze in loro favore, oppure dando una parte degli introiti delle sue opere a favore di queste organizzazioni. Ecco, riassumendo dunque, l'antifascismo di Stefan Zweig è un antifascismo più morale che ideologico, non è basato su un'ideologia come per esempio per gli antifascisti socialisti, come per Matteotti e tutti gli antifascisti socialisti, come Amendola. Stefan Zweig a casa di Croce aveva conosciuto Amendola, che nelle sue memorie scrive delle pagine molto belle su Stefan Zweig. Ecco, però dicevo, l'antifascismo di Stefan Zweig è molto particolare perché è più morale che ideologico, e naturalmente si pone questo grande limite, che è quello di non oltrepassare mai il limite della violenza. Insomma, ecco, con una battuta si potrebbe dire che è un antifascismo gandhiano. Ecco, un antifascismo poi che agisce dietro le quinte, cioè non si espone mai troppo apertamente, perché Stefan Zweig non farà mai grandi discorsi alla radio contro Hitler o contro Mussolini, come appunto faceva Thomas Mann, che ogni tanto faceva dei discorsi alla BBC, che erano molto importanti per dare sostegno, insomma, a tutti gli antifascisti che erano ancora nell'Europa occupata. L'antifascismo di Stefan Zweig è un antifascismo che si basa su un impianto allegorico, sulle opere, su grandi opere come Erasmo da Rotterdam e soprattutto Il Castello, questa biografia dedicata a questo teologo francese. E il suo antifascismo ancora è un antifascismo basato sull'aiuto concreto alle singole persone. Per lui, già nell'impegno, come si vedeva già nell'impegno
pacifista durante la Prima Guerra Mondiale, è importante la singola persona, è importante l'aiuto concreto che si dà alla singola persona, che per lui è molto più importante delle grandi dichiarazioni di principio, no? E se pensiamo, per esempio, a un oppositore del regime fascista o del regime nazista che deve scappare, e ci domandiamo: se uno deve scappare, cosa è più importante? È più importante sentire un discorso di solidarietà alla radio fatto da Thomas Mann, o è più importante ricevere un aiuto economico come quello che ha sempre dato Stefan Zweig? Ecco, attraverso anche la Mazzucchetti lui ha fatto arrivare soldi antifascisti perseguitati in Italia ma anche in Austria. Quindi se uno deve scappare, cioè ha bisogno proprio di un certo sostegno finanziario, e ha bisogno di qualcuno che nel paese dove deve scappare gli fornisce la garanzia che può che c'è una persona che nel paese, in Inghilterra o in America, dove deve andare, garantisce per lui. Ecco, questi permessi, che si chiamavano affidabit, erano così riguardavano un'attività molto importante di Stefan Zweig, che attraverso i suoi contatti a livello diplomatico e anche a livello politico ha cercato di aiutare il numero più grande di persone possibili per farle scappare. Appunto, in questo senso dell'aiuto concreto, dell'aiuto materiale. Quindi, ecco, concludendo, l'antifascismo di Stefan Zweig è un antifascismo, ecco, userei la formula, di basso profilo, perché non è fatto di discorsi roboanti, non è basato su grandi principi ideologici. Naturalmente il messaggio pacifista, europeista e umanitario è la sua risposta al nazismo, è la sua risposta all'antifascismo, però appunto Stefan Zweig lo fa passare in maniera allegorica attraverso appunto i codici letterari delle opere che ho appena descritto, no? È un antifascismo anche viziato un po' da qualche peccato di ingenuità, perché all'inizio Stefan Zweig, certamente come hanno fatto molti altri intellettuali, sottolinea il pericolo rappresentato da Hitler e Mussolini, però è anche un antifascismo radicale e intransigente, che non cederà mai sul principio della non violenza. Ecco, e si basa su questi appelli morali che lui lanciava a non seguire Hitler, non seguire Mussolini, e a difendere a oltranza i principi umanistici della libertà di coscienza, della tolleranza, dell'indipendenza del pensiero. Ecco, questa naturalmente era come dobbiamo considerare. Ecco, secondo me questo insistere sull'aspetto morale della non violenza è una delle grandi aporie di Stefan Zweig, perché anche lui non era scemo e si è accorto molto bene che con gli appelli morali non si poteva combattere con efficacia Hitler e Mussolini. Con gli appelli morali non si poteva sconfiggere Hitler e Mussolini. Per sconfiggere Hitler ci volevano i carri armati degli americani e ci voleva il sostegno degli americani. Questo lo ha visto
anche lui, però dicevo, fino all'ultimo non è venuto meno ai suoi principi umanistici della non violenza, e questa, se dobbiamo dare un giudizio finale, questo è il giudizio, mi permetto io, questa è una delle grandi aporie, è una delle contraddizioni non risolvibili del suo pensiero, che, di cui si è accorto anche lui, secondo me, e che lo hanno portato alla disperazione, per cui questo, insieme al rendersi conto del fallimento del suo impegno pacifista e umanista in Europa, che è stato distrutto dai carri armati di Hitler, questo è stato uno dei motivi. Questa aporia, insieme ad altre aporie, è stato uno dei motivi che l'ha portato alla disperazione, e probabilmente, insomma, anche una delle aporie che l'ha portato anche a fare questo gesto disperato, insomma, e non aspettare, ecco, il momento in cui Hitler e Mussolini sarebbero stati sconfitti. Naturalmente si era reso conto che sarebbero stati sconfitti, però la disperazione, ecco, nei giorni che ricordiamo adesso è stata più grande. Va bene, vi ringrazio tanto della vostra attenzione e vi ringrazio tanto della vostra pazienza, e sono contento se posso rispondere anche alle vostre domande. Grazie mille. Grazie mille. Do la parola adesso al moderatore o ai moderatori. Ringraziamo professor Larcati per il momento, per la sua ampia e chiarissima esposizione. Nella chat non vedo per il momento alcuna domanda, per cui se qualcuno di voi presenti vuole intervenire per integrare, per porre delle domande, ne avete facoltà. Spero di non aver creato magari anche un certo imbarazzo per aver mostrato anche questi aspetti, queste oscillazioni strane, queste oscillazioni problematiche, anche queste ingenuità da parte, insomma, di una vittima del nazismo e del fascismo, da cui magari uno si aspetterebbe anche atteggiamenti più risoluti e decisi, che ci sono stati, ma che però non vanno considerati, ecco, senza anche queste contraddizioni che ci sono state, insomma. Io farei una domanda, forse ingenua e scollegata al suo intervento, però una cosa che ho notato con una frequenza abbastanza rilevante è, specialmente chiaramente nel mondo di ieri, che è un'autobiografia, è questa insistenza sulla sua insicurezza. È qualcosa che, per esempio, nei vari carteggi, nelle relazioni, cioè in qualcosa che, diciamo, è esterno a questa autobiografia, trova conferma, può essere in qualche modo collegata anche con le sue posizioni, con la specificità del suo antifascismo e con quei momenti imbarazzanti di cui si è parlato prima. Pensavo anche al rapporto con Richard Strauss, sì, al famoso libretto. Certo, certo. Sì, tanto per fare un altro esempio. Era il grande sogno di Stefan Zweig era di lavorare con Richard Strauss, che era il più grande compositore, uno dei più di lingua tedesca, e uno dei più grandi compositori europei. E quando inizia a collaborare, dopo la morte di Hofmannsthal, che era il librettista di Richard Strauss,
Zweig ha l'occasione di collaborare con Strauss e scrive questo libretto già nel 29-30, che poi viene messo in musica da Richard Strauss all'inizio degli anni 30. Però cosa succede? Che nel corso di questo lavoro Richard Strauss diventa presidente della Reichsmusikkammer, cioè della Camera dei compositori e dei musicisti nazisti. Quindi Richard Strauss era importantissimo per il nazismo, perché era uno degli autori da mettere più in mostra. Non ne avevano tanti, perché la maggior parte era scappata. Però i nazisti erano molto orgogliosi di Richard Strauss e a loro non andava bene, naturalmente, che collaborasse con Stefan Zweig. Però Stefan Zweig dice: il mio lavoro non ha niente a che fare con la politica, non c'entra niente con la politica. Però chiaramente anche in maniera giusta e corretta gli è stata rimproverato: ma come fai a lavorare con un portabandiera del nazismo, insomma? Ecco, quindi lui si è mosso naturalmente in questo, avrebbe dovuto bloccare subito il lavoro, invece lui non lo fa, insomma, dice: quest'opera non ha niente, è solo un'opera d'arte, non c'entra niente con la politica, si difende così. E anche, come dicevo prima, nel mondo di ieri, cioè, ha dei passaggi un po' ambivalenti, perché cerca un po' di difendere anche Richard Strauss, e dice: ma i nazisti avevano preso in ostaggio la sua famiglia, quindi insomma più o meno doveva comportarsi così, no? Però questo è un altro episodio, insomma, dove ci sono parecchie ambivalenze, oscillazioni, insomma, che dura. La cosa strana è che durano fino alla fine, perché Stefan Zweig ha scritto Il mondo di ieri pochi mesi prima di morire, insomma. Strano, insomma. È un segno di una certa insicurezza che resta fino alla fine, secondo me, insomma. Arturo, se posso aggiungere, sì. Citando una cosa che tu molto giustamente hai detto, Zweig è convinto che ci sia uno statuto diverso per l'artista. E questo è uno dei grossi problemi della sua vita. Cioè, nel senso che lui ha una tale idealizzazione di colui che ha rapporti con l'arte, quindi col bello e quindi per lui col vero, che certe cose non le realizza. L'hai già detto tu prima, ma secondo me vale anche per Strauss. Sì, sì. Lo chiama il sacro egoismo, così. Sacro, no? Quindi qualcosa di sacro, da rispettare, insomma, importantissimo, ecco. E ha un'idea di arte completamente, la sfera dell'arte è una sfera sacra, mentre la sfera della politica è la sfera del male, per cui lui demonizza la politica e separa totalmente arte e politica. Però, appunto, questa è una delle sue aporie, secondo me, no? Cioè, che si voglia o che non si voglia, la sfera della politica entra nell'arte. Se non lo fa l'arte, è la politica che ci entra sempre, in tutti i modi, insomma. Se posso dire un'altra cosa, secondo me in questo c'è anche forse il calco di una formazione decadente, cioè c'è quest'idea che poi non si toglie mai di dosso, anche se cambia, evolve, eccetera, che l'arte sia separata dal mondo pratico, dal mondo concreto. Questo, quando lui ha incominciato a scrivere, era poi la linea fondamentale. Altri l'hanno abbandonata, cioè per esempio con la Torre, Hofmannsthal prende posizione in fondo per quello che è la rivoluzione conservatrice, chiamiamola così, quindi prende posizione. Zweig invece rimane, secondo me, legato nella teoria, non
come dire, nella sua visione del mondo, a quel momento lì, alla sua giovinezza, credo. Sì, no, è esatto, trovo molto giusto questo. E nel mondo di ieri, proprio all'inizio, rievoca la sua giovinezza come un periodo, parla proprio di fanatismo dell'arte, no? Ecco, si viveva per l'arte, c'era questo culto degli attori, dei direttori d'orchestra, in cui la politica non c'entrava niente. Ecco, questo è il suo grande ideale. Anche lui vede che è un ideale del passato, è un ideale del mondo di ieri, però è l'ideale in cui lui sarebbe sempre vissuto se avesse potuto scegliere, e invece poi deve constatare che le cose sono andate in maniera diversa da quando scoppia la prima guerra, però anche più tardi quando arrivano i nazisti. Insomma, questo però rimpiange questa stagione felice in cui l'arte non aveva niente a che fare con la politica. Credo che l'inizio proprio del mondo di ieri vada letto da questa prospettiva. Vorrebbe, se posso, Mattia? Sì, proprio solo su questo, sulla separazione fra arte e politica, è molto interessante, mi è venuto in mente un po' il carteggio fra Stefan Zweig e Hans Rosenkranz, che aveva insomma veletà letterarie e chiese consiglio a Stefan Zweig, cercò in lui in qualche modo un mentore. È un carteggio molto interessante e volevo capire se a partire da questo si potesse anche magari riflettere un po' sul suo rapporto con il movimento sionista. Non so se è possibile, oppure si apre qui poi un capitolo veramente molto molto vasto. Naturalmente. Beh, questo è un carteggio, insomma, in cui la politica non ha un ruolo fondamentale. Stefan Zweig è sin dai suoi inizi in contatto con i grandi portavoce del sionismo, che sono da una parte Herzl, che rappresenta la soluzione sionista politica, e poi naturalmente Martin Buber, che rappresenta un sionismo più culturale, e la soluzione, insomma, l'atteggiamento di fondo di Stefan Zweig è un atteggiamento, forse viene fuori meno in questo carteggio con Rosenkranz, viene fuori più nel carteggio con Martin Buber, ad esempio. Ecco, non dobbiamo dimenticare che Herzl era il responsabile del feuilleton culturale della Neue Freie Presse, dove Zweig ha cominciato a pubblicare, e che quindi Herzl è stato un grande sostenitore, così, di Stefan Zweig all'inizio. Ecco, però per quanto riguarda il tema politico, Stefan Zweig sin dagli inizi è un deciso oppositore del sionismo, sia del sionismo politico sia del sionismo culturale, no? La sua posizione è quella che spiega nel dramma Jeremias, insomma, l'ebraismo deve... Ecco, perché è contrario al sionismo? Perché vede nel sionismo una forma di nazionalismo, e tutti i nazionalismi sono per lui negativi, perché portano alla guerra, portano alla violenza, eccetera, eccetera, no? E anche nel dramma Jeremias, che è un'allegoria della prima guerra mondiale, cioè del confronto
armato fra i popoli, condanna naturalmente questa scelta della guerra e della violenza, no? La sua idea della missione ebraica è un'idea internazionalista, cioè l'ebraismo deve fare da fermento fra i popoli, deve fare da ponte, deve favorire la comprensione fra i popoli a favore di valori transnazionali come l'umanismo, a favore dei valori spirituali, eccetera, eccetera. Ecco, però, se detto questo è la linea generale, se posso fare anche un'osservazione che riguarda, Roberta, anche l'intervento tuo di oggi pomeriggio e anche quello che hai detto prima sul discorso della decadenza. Cioè, non direi che però la politica non sia presente del tutto in quello che scrive Stefan Zweig. Perché se ho capito bene nella novella che stai traducendo tu, Im Schnee, ma anche in un'altra novella molto importante come Die Wunde des Lebens, qua si parla delle persecuzioni ebraiche, dei pogrome che ci sono stati nei confronti degli ebrei, no? Quindi questo naturalmente è anche un discorso, mi sembra, politico, parlare delle persecuzioni degli ebrei che ci sono state nel passato, è insomma trattare anche un argomento politico. Quindi non è che la politica sia del tutto assente anche in queste opere, in cui naturalmente conta, nelle poesie, nelle prime novelle, conta naturalmente l'esaltazione dell'estetismo, eccetera, eccetera, della bellezza, dell'arte, e dell'importanza della poesia, della letteratura. Ecco. Posso... Questi sono i due punti che mi premono. Da una parte l'opposizione al sionismo, sia politica che culturale, dall'altra, insomma, anche il suo messaggio agli ebrei, anche agli ebrei austriaci, no? State attenti, voi che pensate di stare bene qua nel regno di Francesco Giuseppe, state attenti però che ci sono stati nel corso della vostra storia anche dei pogrome terribili, insomma. Posso dire una cosa? Hai assolutamente ragione. In Schnee, per esempio, sono i flagellanti. Cioè, ci sono delle forze, non dei regimi. Cioè, questo è poi, mi sembra che sia quello che poi dicevi te. Cioè, questa ingenuità è il problema che lui, come dire, considera delle nella storia, delle forze distruttive nella storia delle persone, tutti lo sappiamo, no? Ma anche nella grande storia dell'uomo ci sono delle forze distruttive. Fare però un discorso politico, tradizionalmente politico, cioè nel senso di vedere le cause, vedere i colpevoli, esatto, vedere le ideologie, esatto, questo secondo me non lo fa. Dopodiché hai ragione te. Certo che la politica entra, no? Anche in Geremia, che tu hai citato, in Intercity, cioè entra la politica, però è una politica, come dire, in cui ha talmente paura dell'ideologia marxista, di destra, eccetera, che sta molto attento a non fare nome, cognome, cause, denari, interessi di quello che sta succedendo. E questa è una cosa che secondo me attraversa molto il mondo asburgico, cioè dei suoi compagni di strada, no? Cioè che hanno delle riflessioni, per esempio appunto la famosa torre. È chiaro che c'è Kashmir, c'è Pambiz, hanno trovato migliaia di citazioni, però in qualche modo è portato in una storia, in una dimensione in cui c'è il caos e l'ordine, la creatura e la ragione. Si possono trovare dei riferimenti al mondo, soprattutto io direi allora sovietico, però
è molto vago, cioè non c'è una prospettiva di tipo politico come forse noi la intendiamo oggi, e questo è anche pericoloso, perché se tu non dai nome e cognome, cause, ragioni, interessi, è difficile poi difendersi. Quindi io sono pienamente d'accordo con te e volevo solo sottolineare che appunto i flagellanti, capito? Cioè una dimensione generica. Sì. No, allora, no, questa tua osservazione, con cui concordo totalmente, cioè mi consente di fare una precisazione anche sulle mie riflessioni. Perché l'antifascismo di Stefan Zweig, come dicevi anche tu, non si pone tanto i problemi quali sono le cause storiche, economiche e politiche e sociali del fascismo. Fino alla fine, ecco, cioè, volevo aggiungere due cose. Primo, c'è questo ammonimento: state attenti che i flagellanti possono tornare. No, quindi c'è questo ammonimento abbastanza vago, se vogliamo. Poi però trovo del tutto giusto questa osservazione che manca nell'antifascismo di Stefan Zweig una riflessione profonda sulle cause storico, sociale, politiche, anche se, voglio dire, negli ultimi scritti c'è una riflessione su come funziona la propaganda politica. Ecco, già nel Castello e nei discorsi dell'Europa ci sono delle allusioni alle grandi marce di Hitler, Mussolini e Stalin, come funziona la manipolazione politica. Quindi c'è questo. E poi nel capitolo dedicato, c'è un breve passaggio anche nel mondo di ieri, dedicato alla guerra di Spagna, in cui Stefan Zweig osserva i giovani franchisti e dice: ma chi pagava le uniformi? Si domanda, chi pagava le uniformi? Quindi si pone, ecco, c'è stato del capitale, ci sono stati i capitali non spagnoli, eccetera, eccetera, che hanno aiutato Franco, esattamente come Hitler è stato aiutato dalle grandi industrie tedesche a fare la sua strada. Ecco, questo era un tema molto, un tipo di interrogativo molto diffuso in quegli anni. Insomma. Ecco, lì però hai ragione, verso la fine comincia anche a riflettere un po' su questo, però lungo tutto il suo percorso manca una riflessione così di tipo storico, sociale, ideologico, politica approfondita, no? Su questo sono totalmente d'accordo. Lo troviamo tardi, insomma. Cioè, alla fine è anche fatto in maniera, insomma, un po' forse non sistematica. Insomma. Se posso, no, volevo... Scusa, se posso... Sì, no, no, proprio, sì. Al volo, no, è solo perché io forse non me l'ho spiegato, cioè, sono perfettamente d'accordo, anzi, interessantissimo quello che dici, era proprio a sostegno di quello che dicevi anche tu, Arturo. Io avevo citato il carteggio con Rosenkrantz soltanto perché in una lettera chiede proprio a Zweig la sua opinione a proposito della possibilità di trasferirsi nella loro Palestina, certo, mandataria, e Herzl... Zweig risponde che aveva letto di recente i diari di Herzl, e in teoria l'idea di Herzl era appunto un grande sogno e quindi apprezzabile, però poi lui dice proprio l'arte e il mondo nel suo insieme no, sono troppo importanti per me perché io possa dedicarmi con tutto me stesso, sto parafrasando naturalmente, alla nazione e a nient'altro. E questo è molto interessante perché è quello che dicevi tu, cioè un rifiuto proprio del sionismo in quanto movimento nazionalista, e come certo, hai detto molto giustamente, no, che il nazionalismo veniva percepito da lui come intrinsecamente bellicista e quindi come tale negativo. E i consigli più importanti che dà Rosenkrantz in questo carteggio sono
dice viaggia, va in giro per il mondo, conosci gli altri paesi, impara le lingue, conosci le altre persone. Questa impara è la lingue. Vera formazione, la vera Bildung. Esatto. Insomma, esatto. Non tanto concentrarti sulla Palestina, no? Dove tra l'altro, questo è un dettaglio interessante, Stefan Zweig non è mai stato in Palestina, naturalmente. Certo, certo, mentre poi Rosenkrantz farà l'Aliyah. Ci andrà, naturalmente. Sì. No, il consiglio è questo, insomma, creati un punto di vista allargato, europeo, conosci gli altri paesi, insomma, fai una formazione cosmopolita. Questo è il grande invito che Stefan Zweig dà a Rosenkrantz, ma anche a tutti i giovani a cui dedica, cioè molti degli scritti di Stefan Zweig trattano il tema dei giovani, che insomma aveva già trattato, come ho detto prima, in questo saggio problematico del 29, però sempre di più pensa alla formazione dei giovani, agli scambi fra studenti, a questa educazione cosmopolita, insomma, questo è il suo grande messaggio. Sì, ricordo un passaggio interessante, impara le lingue. Impara le lingue, esatto. Lingue, esatto, è la chiave, esatto, per la libertà. Appunto, no? Impara le, viaggia e impara le lingue. Sì, sì, cioè, sì. Non c'è un messaggio più attuale di Stefan Zweig, più attuale e più profetico. Ai nostri studenti, viaggiate e imparate le lingue, no? Anche il progetto di scambio Erasmus porta il nome di un grande eroe, di Stefan Zweig, insomma. Non è un caso questo, non è un caso. Certo. Grazie mille. Grazie a voi. Beh, delle domande e delle osservazioni. Direi che la mattinata è stata particolarmente ricca e concludiamo questa prima parte della giornata di studi dando appuntamento a chi ci ascolta, ai relatori, al pomeriggio. Iniziamo, speriamo, con una certa precisione intorno alle 4. E ringrazio ancora il professor Larcati, non so se sarà con noi il pomeriggio, siamo ad ecco, naturalmente ci ho sentato, sì. Perché sono interessato. Però benissimo. Forse alle 7, un po' prima delle 7, però sono curiosissimo di ascoltare questi contributi che mi sono molto originali da quello che ho sentito, quindi sono molto curioso e ringrazio ancora l'Istituto per l'organizzazione di questa bella giornata. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato. Ci aggiorniamo alle 4 del pomeriggio.